È importante che la Ternana abbia scelto di fare questo periodo di allenamento nella nostra città, è importantissimo. Per noi è stato come un volersi riprendere, una boccata di speranza, davvero, di fiducia, perché questo terremoto veramente è stato per noi un colpo sinistro. Norcia era una città turistica al massimo, c'erano americani, francesi, ci voleva uno a dire non c'è posto, non c'è posto. In questo momento, e poi la solitudine, il silenzio, le case distrutte, gli alberghi, rivedere qui tutta questa gente, mi creda, sono commossa, ma commossa di gioia, perché allora ce la faremo, se tutti siamo vicini ce la faremo a riprenderci, perché vogliamo tornare non come prima, meglio. Abbiamo la forza e il coraggio di stare in questa città e quindi i nostri figli e i nostri nipoti sono felici di poter rimanere. E solo quando ci chiedono che cosa vi serve, il lavoro, che i turisti ritornino e che possano stare qui come era prima, che veramente ci volevano un gran bene, tutti. Ci hanno sempre telefonato, diteci quando vi rimettete in piedi, diteci dove dobbiamo passare. Ecco, un'altra cosa importantissima sono le strade devono farle agibili subito, a pari passo delle case. Le case senza le strade sono inutili, e le scuole senza i genitori che hanno lavoro non hanno valore, capito? Prima non ci mancavano le scuole, adesso le scuole ci sono, ma ci sono molti genitori che non hanno lavoro, e questo è importante che sia un tutt'uno. Siamo pronti qui ad aspettare, ad essere fiduciosi. Qualsiasi manifestazione si possa fare per noi ci riempie di un avvio nuovo. Grazie tanto.